coefficiente CV radice di 2GH. Che cos'è H? H è una F di W. Permettetemi la sostituzione immediatamente. F di W. È una F di W, perché? Perché chiaramente se questo fosse veramente un serbatoio, noto il volume d'acqua all'interno, riusciamo a calcolare l'altezza idrica. Io qua ho indicato direttamente il volume come se fosse un'altezza, ma in realtà il legame tra volume e altezza è dato dall'area, dalla proiezione sul piano orizzontale dell'area del serbatoio. Allora, questa relazione, io ho detto adesso la cancello, perché? Perché c'è un problema, che è una relazione non lineare, cioè stabilisce un legame non lineare tra la portata uscente e il volume invasato. E tenete presente che se questo fosse un serbatoio, effettivamente quella è la relazione. Però in realtà noi siamo interessati a una relazione di tipo lineare, consapevoli che questa è un'approssimazione. Perché siamo interessati? Perché quando hanno proposto questo modello non avevano calcolatori neppure calcolatrici. Allora, i modelli lineari sono molto più semplici da risolvere, si prestano a integrazione analitica, quindi sono molto più semplici da risolvere rispetto ai modelli non lineari. Quindi a quel tempo l'idea è stata: no, questa non va bene, ci vuole una relazione lineare. Consapevoli che questa assunzione non è verificata e dobbiamo essere consapevoli anche adesso. Allora l'idea è stata quella di dire, beh, più semplicemente facciamo così, facciamo Q di T, la poniamo uguale a W di T diviso K, dove K è una costante temporale. Perché è temporale? Beh, perché se confrontate l'unità di misura di W e di Q, capite perché K deve essere una costante temporale. Ripeto, questa è un'assunzione, va tenuta presente. Noi sappiamo perfettamente che la relazione flussi-deflussi è non lineare. Però può andare. E vi ripeto, relazione lineare perché si voleva integrare analiticamente. Infatti è abbastanza semplice integrare questa equazione a questo punto. Qui sotto ci mettiamo la nostra Q di T per iscrivere uguale W di T diviso K. E allora queste due equazioni si possono combinare in una. Allora, combinarle in una significa che noi possiamo scrivere T di T meno Q di T è uguale a D su DT di Q di T diviso K. No, per K, scusate. Voi dovete sempre avere presente che cosa succede quando si combinano due equazioni di un modello in una. Allora, quando si combinano due equazioni in una, si elimina la variabile. Quindi vuol dire che il modello quella variabile non ve la descriverà mai più. Vedete, qui abbiamo eliminato W. Va benissimo, eh? Perché noi, perché va benissimo? Va benissimo se non siamo interessati a calcolare W. Allora, se noi non siamo interessati a calcolare W, combiniamo le due equazioni. Però con la consapevolezza dovremmo avere che abbiamo eliminato una variabile. Se invece fossimo ancora interessati a calcolare W, dovremmo mantenere questa relazione, una relazione analoga a questa, cioè W di T uguale a K Q di T, sempre di fianco all'altra. Cioè, quando si combinano due equazioni di un modello, attenzione che il modello non è mica più lo stesso, eh? Cioè, voi avete eliminato la variabile, se voi quella variabile la volete mantenere, combinate pure le due equazioni, ma qui sotto andrebbe tenuta questa qua, perché sennò non riusciamo più a descrivere quella variabile. Quindi questo va sempre tenuto presente, anche non so se ci avete mai pensato, ma quando uno dà l'equazione di Servenati, dice passa moto uniforme, U uguale J, quindi le equazioni si riducono a U uguale J, e avete perso qualcosa lungo la strada, che cosa avete perso? Avete perso
o l'ha portato l'altezza idrica. Allora, uno che cosa dice? Vabbè, tra l'altro quando uno dice U uguale J non ce n'è più neanche una delle due. Quindi uno dice, bene, le equazioni di Assayer e Nash riducono a U uguale J in condizioni di moto uniforme, cioè tendenza di fondo uguale alla tendenza di elettrica. Ho capito, però avete addirittura soppresso le due variabili originali, quindi se uno dice questo deve anche dire poi come fa a calcolarsi la portata e l'altezza idrica. Allora uno dice, la portata e il moto uniforme si calcola con la formula di Chassé. Ecco, quindi è questo che bisogna dire, cioè le equazioni di Assayer-Nash si riducono a una condizione U uguale J, però uno ci dovrebbe mettere le due equazioni risultanti, che sono la formula di Chassé, e poi che la formula di Chassé che cosa vi permette di fare? Vi permette di essenzialmente calcolare la portata in funzione dell'altezza idrica, e poi ci vuole una seconda equazione che vi permette di calcolare la seconda variabile. E la seconda equazione in effetti è rappresentata dall'equazione U uguale J, perché se uno poi J la esplicita, J si può esprimere in funzione tramite una formula empirica di portata, della portata, e quindi attraverso l'equazione U uguale J si ottiene la seconda equazione. Però di fatto è importante essere consapevoli di questi passaggi. Torniamo a noi. Questa è la nostra equazione, che noi adesso dimentichiamo l'altra, perché a noi interessa solo la portata, noi siamo interessati a calcolare il volume idrico basato nel serbatoio istante per istante. Bene. Io adesso vi faccio l'integrazione, perdonatemi, sono sicuro che la sapete già, però la rifacciamo e questo potrebbe anche capitarmi di chiederla. Perché la faccio perché per me è importante, questi due passaggi che andiamo a fare sono importanti. Allora, adesso me la ricordo, non dico che la faccio il brillante, ma... Allora, intanto separiamo le variabili e diciamo che P di T è uguale a, separare le variabili vuol dire che porto Q al secondo membro, di modo che al primo membro c'è solo P e al secondo membro c'è solo Q. Quindi è uguale a Q di T che moltiplica K del Q su del T. Più. Adesso facciamo un piccolo artificio, moltiplichiamo entrambi i membri per E alla T su K, quindi P di T E alla T su K è uguale a Q di T che moltiplica E alla T su K più K del Q su del T che moltiplica E alla T su K. Ecco, questo secondo membro può essere scritto come la derivata fatta rispetto al tempo di Q di T per E alla T su K. Perché la derivata di un prodotto, no? Quindi la derivata di un prodotto è data dal... Qui c'era un Q di T, scusatemi, mi sono dimenticato il T. La derivata di un prodotto è data dal primo fattore per la derivata del secondo. La derivata di E alla T su K è questo ci va un 1 su K davanti. La derivata del secondo fattore è data da E alla T su K stesso per 1 su K. Quindi questo, se faccio la derivata, diventa, direi che è K, perché qua se faccio la derivata di questo diventa Q di T che moltiplica E alla T su K per 1 su K moltiplicato per K, ottengo Q di T per E alla T su K. A questo devo aggiungere la derivata di un prodotto, la derivata del primo che è del Q su del T per il secondo tale quale, E alla T su K, e c'è il K che moltiplica. Bene. Allora, a questo punto posso integrare, e non faccio un integrale generico, faccio un integrale tra 0 e t. Allora, intanto lo scrivo, integrale tra 0 e t di p di tau e elevato alla tau
su K in D tau, questo è uguale a K che moltiplica l'integrale della derivata, e quindi è l'argomento della derivata. L'integrale risultato è l'argomento della derivata calcolato tra 0 e t. Quindi ripeto, questo non è l'integrale generico, l'integrale è fatto tra 0 e t. Allora noi convenzionalmente prendiamo come istante 0 l'istante di inizio dell'evento, l'evento di pioggia, e come istante t quello al quale vogliamo calcolare la portata. Molto bene, adesso andiamo a calcolare questo tra gli estremi di integrazione, quindi questo lo riscrivo tale quale, integrale tra 0 e t di p di tau e alla tau su k in d tau è uguale a k che moltiplica. Allora, intanto ci mettiamo il risultato sostituendo a t il valore di t stesso, qui per essere formalmente corretto avrei dovuto metterci un tau. Allora vado a sostituire a tau t e allora ottengo k che moltiplica, apro una parentesi, q di t che moltiplica e alla t su k meno, adesso vado a sostituire a tau il valore 0. Allora se metto a tau il valore 0 questo diventa e alla 0 che fa 1 che moltiplica q di 0, quindi ho meno q 0. Bene, allora adesso posso scrivere, perdonatemi, io faccio così e poi vi do il tempo di riscrivere, meno k, sì. Ok, adesso fatemi portare, in realtà potevo anche non farlo questo passaggio, comunque adesso ormai l'ho fatto, scrivetelo pure. Allora adesso porto k a primo, divido entrambi i membri per k, quindi potevo non farlo questo passaggio, scrivo 1 su k integrale tra 0 e t di p di tau e elevata a tau su k in d tau è uguale a q di t che moltiplica e alla t su k meno q0. Allora, tenete presente che a me cosa interessa calcolare q di t, quindi adesso facciamo una cosa, porto per chiarezza q di t, c'è qualcosa che non va? No, porto per chiarezza q di t al primo membro e l'integrale al secondo membro, e nel farlo divido anche per e alla t su k, e quindi qua posso scrivere immediatamente q di t uguale. Allora attenzione, l'integrale lo portiamo al secondo membro, quindi attenzione, quando ho portato q di t di qua non gli ho cambiato di segno, quindi adesso io porto l'integrale al secondo membro, non gli cambio di segno, invece il segno lo devo cambiare con 0, ok? Allora, questo è l'integrale tra 0 e t, di porto 1 su k dentro l'integrale, niente di che. Allora, a questo punto io che cos'ho? Attenzione, e alla t su k, per cui io devo dividere, è una costante, quindi la posso portare dentro il segno di integrazione. Allora, questo diventa uguale a p di tau
che moltiplica E elevato alla tau meno T diviso K. Ecco, questo è un passaggio un pelo. Ho dovuto dividere per E alla T su K. E quindi, siccome in realtà la pioggia è moltiplicata per E alla tau su K, è la stessa cosa che moltiplicare la pioggia per E alla tau meno T diviso K. Boh, in dettaglio. Meno, più, anzi, Q con 0 E elevato alla T su K. Meno T su K. E devo dividere. Allora, adesso ho finito, fatto salvo che molto spesso nei libri di testo viene espresso questo termine come tau meno t anziché t meno tau. Allora io, per uniformarmi, cambio semplicemente il segno qua e riscrivo. Lo metto qua in alto, così è visibile per tutti. Q di t è uguale all'integrale tra 0 e t di t di tau per 1 su k e elevato alla meno t meno tau diviso k in d tau più q con 0 e elevato alla meno t su k. Allora, per prima cosa, adesso facciamo qualche considerazione. Questa, lo vedete bene, è lineare. Integrale, vedetelo come una sommatoria, per capire che è lineare. Altro non è che una combinazione lineare di piogge per un coefficiente di combinazione lineare, che cambia al variare del tempo, però altro non è quell'integrale che una funzione lineare. Quindi giustifica il nome modello dell'invaso lineare. La portata è espressa come combinazione lineare delle piogge precedenti. Modello lineare. Seconda considerazione, il termine. Uno su K e elevato al meno T meno tau diviso K viene chiamato, a me non interessa tanto ma ve lo dico, idrogramma unitario istantaneo, detto anche IUH. IUH perché viene dall'inglese Instantaneous Unit Hydrograph. Che cos'è? È la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento lineare da piogge portate. Tra l'altro, se qualcosa vi ricordate, è fatta più o meno così. Siccome viene spesso identificata col simbolo H di allora, di fatto H di T viene identificata. Ora, al variare nel tempo ha questa forma. Parte da 1 su K e viene giù. Allora, normalmente quando viene riportata nei libri di testo, viene riportata, dunque aspettate solo un secondo, viene riportata come H di T e quindi qui viene soltanto messo il termine T. Viene riportata così. Perché al variare del tempo in realtà è quello che varia nell'integrale è il tau. Quello che varia nell'integrale è il tau, perché noi quando dobbiamo determinare la portata facciamo riferimento a un istante T, quello è fisso. Ora, nell'integrale varia il tau, però l'essenza, il concetto è che il valore di questo coefficiente di combinazione lineare dipende dal tempo, che nell'integrale è espresso dal tau,
che varia. Allora, di fatto, quando viene riportata, estrapolata fuori dall'integrale, questa funzione chiamata UH viene rappresentata in questo modo. Bene. Ora, altra considerazione. Che cos'è questo termine? È un termine di esaurimento. Tiene conto della portata all'istante zero che al crescere del tempo è un termine che sparisce. Bene, direi che per il modello dell'invaso lineare ci possiamo fermare qui. Allora, questo modello presenta alcuni limiti legati di fatto ad alcune assunzioni che non sono esplicitamente dichiarate, perché non sono strettamente necessarie per derivare l'equazione, quindi non sono specificamente dichiarate, però in realtà qui ci sono delle assunzioni che sono implicite, quindi non strettamente legate alla formulazione dell'equazione, ma c'è un'assunzione importante, implicita, che bisogna ricordare, cioè non si pone alcun limite alla capacità di invaso, cioè il W può crescere all'infinito. Questo non è un'assunzione, ripeto, esplicitamente dichiarata, perché non è necessario dichiararla per derivare l'equazione, però bisogna essere consapevoli di questo limite. Cioè non esiste limite a W, in realtà in natura il limite a W esiste sicuramente, il bacino idrografico, ogni bacino idrografico è dotato di un limite superiore di capacità di invaso. Questo è un limite che nei casi pratici è abbastanza significativo, per cui una prima idea che è venuta, quale evoluzione possibile del modello dell'invaso lineare, perché adesso noi chiaramente consapevoli dei limiti di questo modello, i ricercatori si sono messi all'opera per cercare di superarlo. E quindi ad esempio ci si è chiesti, ma visto che adesso abbiamo mezzi computazionali a disposizione, perché non rimuovere l'assunzione di linearità inserendo una legge di deflusso più consona a quanto avviene in realtà, oppure adesso che abbiamo a disposizione mezzi di calcolo, perché non rimuovere l'assunzione di capacità di invaso infinita? Allora la prima idea che è venuta è quella di dire, beh, perché non modificare lo schema in questo modo, dove questo è W e questo qua in alto è W max. Cioè si è detto, beh, fissiamo W max e nel caso in cui W max venga raggiunto ammettiamo una portata di esondazione, no? Quindi mettiamo una Q1 di T. Attenzione, se noi facciamo questo le equazioni si modificano, cioè questo schema concettuale che all'apparenza è del tutto giustificato e anche del tutto semplice richiede una modifica delle equazioni. Perché? Perché fin tanto che il serbatoio non è pieno si possono continuare a usare quelle equazioni là, cioè le equazioni che abbiamo ricavato prima. Nel momento in cui il serbatoio dovesse riempirsi occorre introdurre un'equazione che quantifichi questo scarico Q1. Questo
è un'incognita aggiuntiva, è un'incognita che vale zero fin tanto che il serbatoio non è pieno, ma che diventa positiva quando il serbatoio esonda. Quindi bisogna inserire la terza equazione, che dica che Q1 di t è uguale a 0 se W è minore di W di t, W max. Oppure Q1 di t è uguale a qualcosa se W è maggiore di W max. Ecco, questo effetto, che è un effetto soglia, è un effetto non lineare, quindi il modello non è più lineare. È lineare fin tanto che il serbatoio non è pieno, poi diventa non lineare. Però, sì. Ma la portata Q1 dipende dal tempo o sempre? E dipende dal tempo, perché dipende dal tempo e il volume. Quindi praticamente al passare del tempo questo serbatoio potrebbe raggiungere il livello massimo. Se lo raggiunge, noi che cosa dobbiamo fare? Come dicevo prima, dobbiamo inserire una condizione tale per cui se lo raggiunge tutto il volume in eccesso deve essere scaricato. Quindi è un'ulteriore equazione di bilancio che io adesso lo scrivo perché sembra una banalità scriverla, ma non lo è. Non la scrivo perché è una complicazione che non voglio aggiungere. Sembra una banalità, ma non lo è. Oltretutto, quell'ulteriore equazione di bilancio che noi andiamo a scrivere introduce una complicazione nell'integrazione analitica, cioè l'integrazione analitica non è più conveniente, conviene risolvere le differenze finite. Allora uno che cosa fa? Anziché fare una soluzione analitica, fissa un intervallo, ad esempio l'intervallo temporale al quale sono osservati i dati di pioggia, e poi fa un'integrazione numerica, quindi dice bene, vado ad esempio al termine della prima ora, quanta pioggia è piovuta, e mi calcolo al termine della prima ora il volume di invaso nel serbatoio. In funzione di questo volume di invaso al termine della prima ora mi calcolo la portata sfiorata durante la prima ora, e se il volume al termine della prima ora è superiore al volume massimo, tutta l'eccedenza la scarico come portata Q1 T al termine della prima ora. Non so se sono stato chiaro, uno parte da zero. Al termine della prima ora, guarda, è piovuto tanto, quindi mi calcolo il volume d'acqua che sta dentro al serbatoio al termine della prima ora, prendo quel volume, mi calcolo Q di T con quella relazione che adesso non c'è più, ma è semplicemente Q di T uguale W di T diviso K, controllo il volume rimanente nel serbatoio, se questo volume rimanente eccede il massimo, tutta l'eccedenza la scarico al termine della prima ora come cumulo di T. Questa è l'integrazione numerica. Cioè uno va per istanti temporali delta t a fare il calcolo. Non vi sarà sfuggito che questa integrazione numerica è imprecisa, ma lo sappiamo benissimo, l'integrazione numerica affetta un errore numerico. È imprecisa perché? Perché io assumo che al termine della prima ora tutta la pioggia si sia accumulata nel serbatoio, in realtà mentre pioveva parte se n'è andata fuori di qua. Tant'è che l'integrazione numerica a volte dà dei risultati che si dicono instabili. Cioè può succedere che uno al termine della prima ora si calcola un volume invasato, poi va a calcolarsi la portata in uscita come volume invasato diviso K, se K è molto piccolo, che cosa succede? Che il volume scaricato al termine della prima ora risultante potrebbe essere maggiore del volume invasato. E quindi uno quando va a fare la differenza volume invasato meno volume scaricato viene un valore negativo. Questo causa l'integrazione numerica, no? Poi ci sono tutte delle tecniche che su cui io non mi dilungo per ridurre l'errore di integrazione. Però di fatto quando si complicano i modelli molto spesso l'integrazione analitica non è più possibile e allora si procede con l'integrazione numerica. Io su questo adesso non entro in dettaglio perché poi invece ci saranno dei modelli che adesso vedremo che integreremo numericamente, allora su quelli entro nel dettaglio. E non preoccupatevi se non avete capito bene come funziona l'integrazione numerica dell'invaso lineare, non preoccupatevi adesso perché non è un problema, anche se non l'avete capito, lo capirete.
Ecco, l'altra cosa che volevo dirvi è che se uno prova a fare questo modello e poi prova a metterlo in pratica, e è anche possibile che lo facciamo lunedì, dunque noi esercitazione mercoledì prossimo, quindi ho detto che dovete prendere il PC, è anche possibile che lo facciamo. Se uno prova a metterlo in pratica si rende conto che il risultato ottenuto non è del tutto soddisfacente, perché nel momento in cui entra in azione questo scarico di troppo pieno c'è un'impennata della portata che non è verosimile. C'è un effetto soglia. C'è un effetto soglia. E quindi questo è un problema. Cioè, lo si è constatato immediatamente introducendo questo scarico, ma insomma non funziona del tutto bene così. C'è questo effetto soglia che crea qualche complicazione. Ma io non capisco un passaggio. Nell'arco pratico, cioè considerando un bacino idrografico naturale, il limite superiore di capacità di invaso, ha detto lei che sia quando la sezione di chiusura passa il massimo d'acqua, cioè il massimo d'acqua che può defluire, dopodiché si ha un'inondazione. Beh, non è detto, se l'alveo non è sufficiente a contenere quel massimo d'acqua, lei può avere inondazione. Però non necessariamente il fatto che venga ceduta la capacità di invaso di un bacino le dà una inondazione, perché il fatto che sia ceduta la capacità di invaso significa che il bacino non riesce più a trattenere l'acqua e la riversa nell'alveo. Quindi questo è un fenomeno normale, del tutto tollerabile. Cioè nel momento in cui è chiaro che, voglio dire, quando è che un bacino riversa in alveo dell'acqua? Quindi quando è che voi vedete dell'acqua nel fiume? La vedete quando almeno una parte del bacino non è in grado di invasare. Perché se no, se il bacino è in grado di invasare, assorbe tutto, è come una spugna. Ecco, però ci possono essere, se piove molto, questa spugna, almeno in alcune parti si satura. Quindi tipicamente quello che succede è che, quello che succede, se guardate il bacino in pianta, se guardate il bacino in pianta, tipicamente qui avete un alveo fluviale, almeno in corrispondenza dell'alveo avete delle parti che sono sature. Se no non vedete acqua. E tipicamente le prime parti che si saturano sono quelle valline, vicino al fiume. Quindi se c'è acqua nel fiume c'è perché voi avete almeno una parte che è satura. Ecco, se la parte satura è solo questa, voi l'acqua la vedete solo in questa parte valina di fiume, in alto non la vedete. Se invece la rete è tutta carica d'acqua, vuol dire che tutta la rete è almeno in parte, nei suoi contorni, vengono chiamate le zone riparie, sono sature. Bene, allora cosa succede? Se piove molto, si può verificare la situazione in cui si satura tutto. Questo significa che tutta l'area del bacino sta contribuendo al deflusso superficiale. Però non significa automaticamente inondazione, significa che il bacino non sta più assorbendo. Pensate al tetto di una casa, il tetto di una casa non assorbe. Però se le grondaie sono in grado di portare giù tutta l'acqua, non c'è inondazione. Se invece la grondaia a un certo punto diventa satura, non riesce più a... Allora voi vedete l'acqua che cade dal tetto fuori dalla grondaia. Stessa cosa qui. Il bacino contribuisce negli eventi estremi a tutto il deflusso. Noi stiamo in realtà ipotizzando che contribuisca a tutto il deflusso sempre, fino adesso, no? Però in realtà nella pratica il bacino contribuisce interamente al deflusso solo in occasione degli eventi estremi. Se poi quel deflusso non può essere contenuto in alveo, le ha un'inondazione fisicamente. Se invece l'alveo è argine sufficientemente alto, se lo porta via più. Quindi come definizione il limite superiore di capacità di invaso è quando tutto il bacino contribuisce. Sì, al... cioè lei lo può definire, la capacità di invaso la può definire, la capacità massima del vaso come massimo volumetrico che può essere invasato nel bacino. Invasato vuol dire che è trattenuto. Ecco, poi che cosa succede? Che quando si è raggiunta la massima capacità di invaso, tutto il bacino contribuisce al deflusso. Però quindi non dipende dall'altezza idrica? Non dipende dall'altezza idrica, nel fiume no. Dipende dalla pioggia, quello sì, nel fiume no. Il fiume potrebbe essere, come dire, l'altezza idrica nel fiume dipende dalla portata in ingresso, quindi se vogliamo può dipendere anche dalla capacità di invaso, però in modo molto indiretto. E poi dall'equazione di Servenant, no? Sapete che cos'è che influisce sull'altezza idrica? La geometria dell'alveo, le condizioni di contorno. Quindi la portata in ingresso e le condizioni a valle. L'altezza idrica dipende da quello. La capacità di invaso non dipende dall'altezza idrica, ovviamente. Bene, allora, adesso prima di andare avanti, perché praticamente io che cosa vi ho fatto vedere? Ho fatto vedere un esempio di modello concettuale ed è praticamente
il modello più elementare che noi possiamo considerare. Nell'ambito della gestione delle risorse idriche, questo è un modello che può essere considerato. Vi ho messo in evidenza alcuni limiti, non tutti, però vi ho messo in evidenza alcuni limiti, fra i quali quello che la capacità di invasione è assunta essere infinita, e allora vi ho detto che qui si può cominciare a complicare lo schema, ad esempio introducendo uno scarico di troppo pieno. Però vi ho detto anche che lo scarico di troppo pieno c'ha questo problema che a un certo punto induce un effetto soglia, cioè quando entra in funzione c'è un'impennata della portata che non è del tutto verosimile. Ecco, allora queste considerazioni mi danno la possibilità di dire: vediamo adesso come si può fare a invece ottenere delle strutture più complesse, pur mantenendo una trattabilità matematica che consenta di poter utilizzare il modello in modo abbastanza pratico. Ecco, prima di andare avanti però voglio dirvi che voglio farvi un discorso sui tipi di modelli che possiamo considerare, perché io fino adesso vi ho detto che i modelli si possono dividere in tre grandi categorie: scatola nera, concettuali, fisicamente basati. Però in realtà il discorso sulla classificazione dei modelli va un pochino ampliato, e in particolare ci sono diverse classificazioni che vengono utilizzate. Io nella mia dispensa ne riassumo 5. Parentesi, gran parte di ciò che vi ho detto, non tutto, lo trovate su una dispensa scritta proprio nella forma di dispensa che potete scaricare. Non c'è il modello dell'invaso lineare, però diciamo che tutto il resto c'è. Il modello dell'invaso lineare non l'ho rimesso nella dispensa perché, perdonatemi, è un argomento di idrologia, quindi in sostanza se siete interessati a qualche referenza sul modello dell'invaso lineare vi rimanderei a qualche test di idrologia classica, uno qualunque, perché nelle test di idrologia di base il modello dell'invaso lineare c'è. Ad esempio, un buon test di idrologia di base che io consiglio sempre è il Maione Moisello, le piene fluviali.